Abbiamo denunciato le prime revoche che purtroppo la Giunta Lenta ha portato a casa per quanto riguarda la sanità del territorio. Sono state revocate 4 milioni di euro di risorse per quanto riguarda la ASL di Pescara, per gli ospedali di comunità, le case della comunità e i distretti, dei fondi a valere sul cosiddetto PNRR. Ma il rischio è ben più elevato. Si rischia sull'intera progettazione dell'edilizia del territorio, quasi 100 milioni di euro, perché questa giunta è lenta, le progettazioni non ci sono e abbiamo appena 90 giorni di tempo per far partire le opere. E questo è il risultato, è il prodotto di una giunta sempre più lenta e che millanta e accampa rapporti che dovrebbero portare risultati per questa regione con il governo nazionale che in realtà non ci sono. Perché questo governo nazionale, quello Meloni, a guida Meloni, che ha revocato questi primi 4 milioni di euro per quanto riguarda la sanità del territorio. Tutti i consiglieri regionali del centro-sinistra hanno avanzato un'interpellanza puntuale per conoscere ovviamente quali provvedimenti si intendono mettere in campo per accedere alle risorse e per evitare che ulteriori revoche possano purtroppo condannare la nostra realtà regionale.